Tenevo molto a darvi un saluto qui da Strasburgo, dove purtroppo ho delle votazioni, non posso essere con voi come avrei tanto voluto, per questa importante iniziativa su popoli, culture, tradizioni per l'Europa del futuro come patrimonio comune. È molto significativo che la rete italiana dei centri di documentazione europei che aprono a Roma e anche della rappresentanza in Italia della Commissione abbiano dato vita a questa importante conferenza. Davvero è un peccato non esserci, però ci tenevo molto a salutare in particolare alcuni di voi, il professor Giovanni Solimine della Sapienza, la dottoressa Eva Pietroni che ben conosco e la Paola Calicchia del CNR e naturalmente la dottoressa Simona Buttò dell'Istituto Centrale per il Catalogo delle Biblioteche Italiane e naturalmente anche tutti gli altri per non omettere nessuno, non ne cito altri. In particolare vorrei dirvi che è molto confortante anche come parlamentare europea italiana constatare che gli Atenei Romani, tra l'altro la mia Università La Sapienza e importanti istituzioni culturali che fanno capo a ministeri, istituzioni, operano insieme sotto l'egida dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale, cogliendo lo spirito di questa grande proposta, perché l'Anno Europeo è stato l'unico anno dedicato al patrimonio culturale, è stato accolto con un po' di difficoltà dalla presidenza Juncker della Commissione dopo forti resistenze appunto che sono state superate grazie al lavoro congiunto della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, dove in quella fase ricoprivo il ruolo di Presidente della Commissione, nonché della presidenza allora di turno italiana del Consiglio dei Ministri nel 2014, con un ministro Franceschini molto impegnato per ottenere insieme alla sottoscritta questo anno dedicato. Un anno dedicato anche perché ritenevamo fondamentale, lo è ancora di più oggi, che rimettere la dimensione culturale alla base del progetto europeo. Oggi siamo nella fase finale di questo anno e è già possibile misurarne esiti che sono davvero imponenti. In termini numerici potremmo dire che ci sono oltre 7.000 iniziative realizzate sotto questa egida, quindi col label dell'anno in tutti i 28 Paesi membri. Sono state coinvolte dalle piccole realtà alle grandi istituzioni, con molta attenzione alla dimensione dei giovani, portando in ciascuna quello che noi chiamiamo appunto il valore aggiunto europeo e questo è il segno anche della vostra iniziativa. E credo che sia molto interessante che gli eventi locali, che sono appunto espressioni di popoli, culture e tradizioni, siano stati al centro e siano molto al centro di iniziative che in questo modo legano i legami storici che accomunano molti di essi, il senso di un'appartenenza comune alla cittadinanza europea, all'inclusione anche di chi non è cittadino e che porti questo una sfida, accetti e diciamo, accolga una sfida che è soprattutto di tipo anche comunicativo, di una nuova narrazione dell'Europa, in particolare coinvolgendo le nuove generazioni. Credo che per le grandi istituzioni si tratti di una grande sfida, cioè quella di riscoprire e mettere a valore il fatto che la comunità intellettuale, scientifica, educativa, artistica d'Europa ha sempre operato in dialogo, in scambio e con un approccio di mobilità degli attori. Questo è direi la cifra dell'Europa e anche della stessa nascita del progetto europeo. Unità nella diversità non a caso non è solo il motto dell'Unione, ma è anche di più, direi, prima ancora dell'Unione politica, è la cifra comune della comunità culturale, artistica, creativa e audiovisiva europea che l'ha preceduta e la deve accompagnare. Possiamo dire che nonostante che la cultura non figurasse nelle 10 priorità del programma Juncker, grazie al lavoro che abbiamo fatto in Commissione Cultura e con il Parlamento Europeo, oggi noi abbiamo una serie di segnali, di risultati da sottolineare. Intanto il programma quadro per la cultura, di cui sono stata relatrice nel 2014 e di cui sono ancora per il 21-27, di Europa Creativa, il programma dedicato cultura, creatività, audiovisivo e finalmente nel nuovo programma con più attenzione al patrimonio culturale, purtroppo vale oggi solo lo 0,15% del bilancio dell'Unione. È una cosa scandalosa che abbiamo messo in evidenza anche nel forum europeo a Milano del dicembre scorso e infatti io mi sto molto battendo come relatore per avere maggiori investimenti che danno assoluti esiti moltiplicatori e perché si arrivi al raddoppio del budget Europa Creativa. Oltre su questo piano ci sono stati anche più alti passi avanti. Vorrei ricordare il nostro lavoro perché la cultura costituisca una dimensione trasversale di tutte le policies, dalla Horizon, qui dalla ricerca,
all'education, dai fondi strutturali al digitale. Noi di fatto non è ancora così nei fatti, ma dobbiamo chiedere che questo venga più reso possibile, e sicuramente l'anno europeo, con una governance partecipata anche di 19 direzioni generali della Commissione, questo è un grande successo, quindi non solo la DG Cultura Educazione, ha dimostrato questa possibilità, questa opportunità che tornerà utile nei programmi pluriennali, ovvero di inserire quello che stiamo facendo anche noi con gli emendamenti in tutti i programmi pluriennali, la dimensione culturale e della cultura, del patrimonio culturale. Qui in sede CNR ha molto senso citare anche le sinergie fra cultura e ricerca che noi abbiamo molto voluto e che finalmente sono rese possibili anche dal fatto che, per esempio, in questo anno saranno disponibili 100 milioni di euro per la ricerca in materia di patrimonio culturale nel quadro del programma Horizon 2020. Quello che in futuro sarà l'Horizon Europe, confermando l'importo del settennio precedente. Altri numeri importanti che vorrei collegare a questo discorso sono i 300.000 posti di lavoro diretti nel settore del patrimonio culturale, secondo una ricerca di Europa Nostra su tutta Europa, quasi 8 milioni di posti di lavoro indiretti, con un fattore moltiplicativo del 26,7%, il che significa una grande possibilità di investimento reale in questo campo, anche sulla occupazione di qualità. Se includiamo in quest'area anche il settore dell'edilizia, quindi anche del restauro e del turismo. Sappiamo che fra il 14 e il 20 sono stati stanziati tramite il fondo di coesione, grazie all'aver messo da parte nostra un riferimento nella base legale alla possibilità di investire i fondi strutturali in questo settore, sono stati stanziati 6 miliardi di euro da destinare a settori appunto creativi e culturali e al patrimonio culturale. E inoltre ci sono circa 4,5 miliardi di euro investiti dall'Unione Europea tra il 2007 e il 2013 per progetti sul patrimonio culturale finalizzati allo sviluppo regionale. Vorrei ricordare anche che in 70 regioni europee è stata indicata le industrie culturali e creative e il cultural heritage nell'ambito delle smart specialization dei programmi operativi regionali, e inoltre poi vorrei citare anche l'allargamento delle competenze di base che noi vogliamo che passi dalla dizione STEM a STEAM, con la A, cioè la A di arte, e quindi anche creatività e innovazione che affianca scienza, tecnologia, ingegneria e matematica tra i saperi e le competenze necessarie da promuovere nel nostro tempo. Quindi la relazione fra cultura, patrimonio e digitale è stata, e innovazione che non è solo digitale, è stata oggetto di un'importante conferenza che le tre DG hanno fatto a Bruxelles, ricerca, educazione, cultura e Connect, il 20 marzo scorso, alla quale molti di voi hanno preso parte, tra l'altro alcuni due di quattro esperti di un panel erano uno del CNR e uno dell'Università di Firenze, brillantissimi, e ho anche avuto modo di apprezzare davvero le grandi esperienze che in questo campo sono state fatte anche in Italia. Non mi soffermo naturalmente sugli esiti eccellenti, ma sul fatto che quella conferenza sia un esempio di ciò che l'agenda per la cultura, sulla quale stiamo discutendo e che approveremo fra poco in Commissione Cultura, intende stabilizzare per i prossimi anni, con un piano di lavoro che noi abbiamo fortemente voluto, che a breve sarà presentato e che Europa Creativa e gli altri programmi pluriennali dovranno includere e finanziare. Cioè finalmente una policy dedicata a questo tema e non soltanto programmi separati. Io l'ho fatto questo tentativo con Europa Creativa, dove ho previsto dei miglioramenti, per esempio ho introdotto molti emendamenti, che il programma opera a sostegno della digitalizzazione degli archivi audiovisivi, con attenzione alla conservazione, alla comunicazione, alla valorizzazione economica e al riuso verso gli user generated contents. Il digitale rappresenta una delle 10 tematiche dell'anno europeo come segmento dell'ambito dell'innovazione. Voi sapete che gli ambiti del patrimonio culturale dell'anno sono 4. Quello della partecipazione, e cioè la condivisione del patrimonio culturale perché appartiene a tutti, in relazione anche alla Convenzione di Faro, che il nostro Parlamento deve assolutamente ora ratificare. Il secondo tema è il patrimonio culturale a scuola, perché i bambini possono scoprire le tradizioni e i tesori europei più preziosi, e poi i giovani per il patrimonio culturale, per dare nuova vita, nuova narrativa a un patrimonio che va raccontato, e nell'ambito della sostenibilità
Questo nell'ambito del terzo ambito. Nell'ambito della sostenibilità, il patrimonio culturale in transizione, e cioè come riconfigurazione di paesaggi, di siti industriali, religiosi e militari, il turismo responsabile, sostenibile e centrato sul patrimonio. Mentre nell'ambito della protezione ricordo un importante obiettivo, che è quello del patrimonio di cui avere cura, ma anche, come abbiamo voluto fortemente, di sviluppare standard qualitativi sia per le competenze sia per le imprese che intervengono a livello europeo sul patrimonio culturale. Oggi questo non è garantito in Europa. Inoltre, il patrimonio culturale a rischio, voi sapete, la nostra risoluzione fu la prima in Europa voluta dalla Commissione Cultura dopo la distruzione intenzionale da parte dei terroristi di Palmira, per dirne una, ma purtroppo hanno fatto seguito in Iraq e in altri paesi distruzioni tremende, e in cui abbiamo chiesto che questa distruzione intenzionale sia riconosciuta in ambito internazionale come crimine contro l'umanità, e abbiamo recentemente approvato la direttiva importante sul traffico, il regolamento anzi, sul traffico contro il traffico illecito dei beni culturali nell'ambito delle importazioni in Europa. Poi c'è il tema dell'innovazione, che prevede innovazioni nelle competenze legate al patrimonio culturale, anche dal punto di vista delle qualifiche professionali da riconoscere a livello europeo, la partecipazione importantissima delle persone e delle comunità, e tutto il tema della scienza per il patrimonio culturale, e quindi appunto ricerca, innovazione e naturalmente anche approfondimenti. Credo che voi abbiate dedicato a questo già delle iniziative. Vorrei ricordare quella molto stimolante dedicata alla strana apparente collaborazione fra CNR, e quindi l'innovazione digitale dal punto di vista della ricerca anche, e i videogiochi, ma videogiochi che abbiano contenuto narrativo. Questa è la ragione per cui l'ho reinserita in Europa Creativa con questa edizione, ma ritengo anche, vanno citate oltre 1700 iniziative italiane dell'anno europeo. Quindi, insomma, credo che ci sia stata una continua fioritura di iniziative che spero possi portare ad alcune importanti esiti. Noi non vogliamo che l'anno finisca con il dicembre 2018, ma che appunto continui. Però ricordo anche che noi abbiamo creato anche le condizioni perché si creino anche a livello di quadro legislativo una condizione di maggiore, di regole e di equilibrio fra online e offline per quanto riguarda per esempio il copyright, con una importante direttiva sul copyright, nonostante una delle fake news che sono state create ad hoc sulla direttiva. Vorrei ricordare che si tratta di una direttiva che adesso è al negoziato col Consiglio dei Ministri, ma che prevede non solo un diritto a un'equa remunerazione di artisti e creativi per lo sfruttamento delle loro opere e un level playing field fra piattaforme online, social platform e offline, quindi televisioni e broadcaster, ma abbiamo anche ampliato le eccezioni in campo educativo, di ricerca e di preservazione del patrimonio culturale, quindi le istituzioni del patrimonio culturale personalmente inserite in queste eccezioni laddove non ci sono finalità di lucro. E questo credo che sia importante per evitare che i nostri contenuti siano sfruttati senza nessuna restituzione dagli over the top. Abbiamo ricordo anche l'importante direttiva sui sistemi media audiovisivi, dedicato, cioè la direttiva VMS, che prevede in sostanza non solo una maggiore promozione delle opere europee audiovisive, anche quelle culturali, anche documentari, eccetera, nei VOD, cioè nei video on demand e platform e sulle piattaforme, e prevedendo sul VOD 30% di opere europee visibili, ma anche la possibilità che gli Stati membri, come l'Italia già precedentemente voleva fare, di chiedere a questi soggetti di versare in fondi nazionali per le produzioni indipendenti dell'audiovisivo o di sostegno a produzioni appunto nazionali per restituire dei fondi anche per le nuove produzioni. E credo che sia un terreno veramente straordinario di contenuti
audiovisivi sulle varie piattaforme, sulle varie device che si possono realizzare in collaborazione con le istituzioni del patrimonio culturale. Credo che io farò di tutto nel programma Europa Creativa per incoraggiare tutto il rapporto fra educazione, cultura, inclusione sociale e innovazione. Abbiamo inserito dei punti molto importanti di modifica sia in Horizon Europe che in Digital Europe. In Horizon in particolare vogliamo che si chiami la parte dedicata alla cultura si chiami Inclusive Educated and Creative Society, perché erano saltate delle parole, per noi fondamentali. E poi naturalmente anche in Digital Europe noi abbiamo inserito il tema anche delle Digital Humanities e tutto quello che voi sapete bene ci sta a cuore. E infine penso che Europeana, che è un grande progetto ma non ancora competitivo a livello europeo e mondiale, deve finalmente avere non solo finanziamenti adeguati ma anche avere un riconoscimento e un investimento forte dentro appunto Digital Europe. Quindi chiudo, mi scuso se l'ho fatta un po' lunga, ma io ho molta passione per questo tema, come si vede, e mi fa piacere anche potervi dire risultati insomma, che abbiamo cercato di ottenere. Tra l'altro anche nei prossimi fondi strutturali ci saranno delle linee dedicate e non è stato facile inserirle perché non c'erano. E quindi sta a tutti noi e a voi in particolare dimostrare che l'Europa è molto più vicina di quanto sembri, che l'agenda è comune. Noi stiamo cercando di avvicinare, di far convergere di più, pur nella diversità, le policy culturali europee a livello nei vari campi, ma soprattutto di dimostrare che senza una dimensione culturale educativa il progetto europeo non ha futuro. Quindi voi siete davvero i pilastri di questa concezione dell'Europa e spero che siate veramente, come dire, al nostro fianco in questa battaglia. Vi ringrazio molto anche per questo invito e buon lavoro.